Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale, io sono Dragon Rex e siamo qui pronti a continuare con un nuovo episodio di Ghost of Tsushima con il nostro Jin Sakai. Siamo alle battute finali ragazzi, abbiamo fatto i preparativi per l'attacco finale al Khan e adesso andiamo a parlare con Yuna per Ho buone continuare. notizie. Yuna, buone notizie, parliamo con lei. Come procede il piano? Kenji ha scoperto dove possiamo rubare gli Huacha ai mongoli. Sto andando lì. È un buon inizio. Ma ci servono più guerrieri. No. Mio zio vuole uccidere il Khan quanto noi. Si unirà all'attacco. Ti sbatterà in prigione. Gli lascio un messaggio. Lo metto nei suoi alloggi. In un forte pieno di samurai. Me ne andrò prima che si accorgano di me. Il cuore del Gito. Bene, credo che dovremmo andare a parlare con lo zio di Jin Sakai. Fatto. Speriamo che mio zio lo legga. Non ti lascio partire senza un buon cavallo. Oh. Non posso ridarti chi hai perso, ma dà loro una possibilità. Abbiamo un nuovo cavallo. Oh. Seleziona cavallo. Cavallo deluxe digitale La disponibile. gente ha meno fiducia in noi. Oh. Almeno abbiamo rallentato l'invasione. Allora, mi piace questo qui. Abbiamo avuto un cavallo nero con che era Kage. E questa ogiva voglio questo cavallo. Selezioniamolo. È disponibile, ok, ma hai selezionato il cavallo bianco. Scegliendolo questo cavallo ti accompagnerà durante tutto il viaggio. Confermi? Sì. Come lo chiamiamo questo Uomo, va cavallo? tutto bene. Sono tuo amico. Che nome gli darai? Ecco il nome. Nobu, Sova, Kaze, Cielo, Vento, Fiducia. Beh, Kaze, Vento. Kaze mi piace. Nobu. Nobu. Nobu, un compagno fedele. Un compagno fedele. Hai scelto di chiamare il tuo cavallo Nobu, Fiducia. Questo sarà il nome del destriero che ti accompagnerà per tutto il viaggio. E dopo Kage, ovviamente, ragazzi, avremo Nobu. Ottima scelta. Come entrerai nel castello di tuo zio? Sono cresciuto lì. Ricordo ancora tutti i passaggi segreti di quelle vecchie mura. Lord Shimura non mi teneva a bada neanche da piccolo. Ok, siamo a 2 km e 8 da lì. Vediamo un po', ma possiamo avvicinarci volendo? Tipo, possiamo andare qui? Al castello Shimura? Allora, ragazzi, andiamo al castello Shimura, vediamo un po', facciamo un viaggio rapido. E volendo potremmo andare anche qui, volendo dove c'è il crocevia di Kubara. Ma andiamo lì. Andiamo al castello Shimura. Così, ragazzi, il nostro Jin Sakai ha un nuovo cavallo. Ok, 370 metri. Forza, Nobu! Naturalmente credo che non possiamo salire, entrare in modo normale, di qua non possiamo entrare. Da qua neanche, in realtà. Possiamo fare il giro? In realtà no. Quindi da qua praticamente è impossibile passare, entrarci. Vediamo un po' dove siamo. Sì, siamo un po' lontani. Allora facciamo così, andiamo qui. Entriamo da questa zona, magari da dietro è più semplice. Lì ci sono le mura ed è difficile entrarci. Eccolo qua, il nostro cavallo bianco. Attenzione.
Andiamo, Nobu. Sembra da questa parte. Ok, la direzione sembra giusta. Siamo molto più vicini rispetto a prima, ma credo che ci sarà anche qui qualcosa da superare. Jin, perché sei scappato? Io volevo pescarti un'anguilla per cena. Avevi intenzione di pescarla a mani nude? Ryuzo dice che ti libererai di me quando avrai un figlio. Jin, vieni qui. Il tuo amico si sbaglia. Abbiamo una lunga strada da percorrere. Ma lo faremo insieme. Sempre. Bene. Credo che la salita sia da quella parte. Quindi dirigiamoci. Non sorveglieranno la scappata. Però c'è qualcuno. Non era così freddo. Attenzione, Spettro. I samurai vi stanno cercando. Ok, grazie per l'avvertimento. Ok, qui ci siamo arrivati. Ok. Andiamo, andiamo. Ok, là c'è. Ehi, fin qua tutto bene. Andiamo a salire, ragazzi, arrampichiamoci. Se attaccassi le guardie, agirei come il mostro che credo meglio sia. Ok. So che più tardi Lord Shimura terrà lo stesso fuori da qui. Vuole radunare gli uomini. Forse si marcia finalmente contro il cane. Allora, vediamo un po' da che parte dobbiamo andare in realtà. Dritto di là. Ok, ragazzi, cerchiamo di infiltrarci. Andiamo di qua. C'è nessuno? No. Ok. Da che parte andiamo qui? Lì
lì ci sarebbe il ponte. Qua c'è niente da poter andare? No, allora andiamo di qua. Lì c'è una guardia. Cerchiamo di non farci notare. Potrei passare sotto il ponte con rampino e trovare un modo per restare nascosto. Ok, rampino di là. Ok. Aspetterò che la guardia finisca i controlli. In qualche modo siamo entrati. Da che parte dovevo andare? Ok. Infilati nel carro. Infiltrati nel carro. Così entriamo dentro. Vediamo. Bene, è tutto a posto. Potete andare. Grazie. Più semplice forse riuscire a passare. Perché tanti controlli? Lord Shimura fa bene a essere cauto. I mongoli sono riusciti a portare i cappelli da Rabu. È difficile fidarsi. Noi siamo mercanti, non guerrieri. Ricordi il vecchio Arad, il mercante di seta? Pare abbia usato il veleno dello spettro su Lady. Era la sua unica rivale in affari. Ora è un cadavere come fatto, assanguinato dalla bocca per il veleno. Ah. Ecco perché controllano il carro. Chissà cosa potremmo trasportare. Non minaccerei mai Lord Shimura. Possiamo uscire di qua? Non dobbiamo aspettare della fine. Ok. Ok, siamo usciti. Devo entrare nel torrione e lasciargli il mio messaggio. Allora, entrare nel torrione lo vedo complicata, anche perché di qua non si può proprio salire. Allora, vediamo un po'. Se passiamo di qua. Eccolo, incita i nuovi samurai. Però io. Ok, in qualche modo siamo riusciti a passare.
funziona. Cerchiamo di arrivare qui. Ok. Se qui ok, da qua credo che si possa entrare. Sì, non Eccolo deve qua. Vedermi. Sì, discorso dannazione. Ma c'è una guardia che se ne stanno andando. Ok, sta salendo. La guardia dove va? Dobbiamo salire sopra? Discorso esaltante, Lord. Posso andarci alla vittoria? I mongoli si sono macchiati di crimini ad oggi. Non Sakai. Non fare quel nome in mia presenza. Perdonate. Signore, grazie a voi. I partiti ora usano il veleno per uccidere la nostra gente. Certo, ha scatenato l'inferno su questi. Non ci fuggirà di nuovo. So che avrete segnalato un elemento sospeso. Certo, Lodici. Farò il primo turno di guardia. Yeah! Seguiamo ovviamente Lord Shimura per andare nelle sue stanze. I suoi alloggi sono all'ultimo piano. Devo salire adesso. Ok, riuscite a salire. Mamma mia, di Puck. Ho sparagliato i mongoli a Passo Granito e al Tempio di Jogaku. Crediamo sia opera di l'orsa dello spettro. Cosa volete fare? Ci occuperemo dello spettro una volta sconfitti i mongoli. Lo shogun è stato chiaro. Sono consapevole dei tuoi ordini. Mongoli e Kanna restano la priorità assoluta. Certo, Lord Shimura. Avete scoperto l'ubicazione del Ok, infettiamoci di qua. Credo che lì veloce ci sia una scala. No, dove vai? Sali su. Bravo. C'è qualcosa per infiltrarsi qua? Una cosa aperta? No. Ok, dovremmo essere arrivati al piano principale. Quindi dobbiamo scendere di qua. Il messaggio dove può vederlo. Ok, lasciamo il messaggio qui.
È qui? Guardie! Zio, perdonami per non essere lì di persona. La flotta del Khan è radunata al porto di Izumi. Le sue navi hanno veleno sufficiente per conquistare il Giappone. Ma la prossima tempesta costringerà la flotta a rifugiarsi nella baia. È allora che attaccheremo i mongoli e affonderemo le navi. Ti chiedo di unirti a rivederci dopo la morte del Khan. Se non come padre e figlio, come guerrieri, su strade diverse. Qualunque cosa credi sia diventato, ti resterò sempre fedele. Il cuore da Gito. Mettiti in contatto l'Old Ishimura per coordinare l'attacco. L'abbiamo fatto. Ok ragazzi, anche questo preparativo, un cielo blu eterno. Diario aggiornato, vediamo di che cosa si tratta. La tempesta si avvicina e ora gli ultimari preparativi per colpire il Khotun Khan. Non so se sopravviveremo e non so se l'Old Ishimura verrà in nostro aiuto, ma non posso più tornare indietro. Yuna dovrebbe essere con gli altri al tempio di Jokkaku. Devo parlare con lei prima dell'ultima battaglia. Ok, uccidi il Khan e ferma l'invasione mongola. Quindi ragazzi, noi dove siamo? Effettivamente siamo molto lontano. Facciamo un po' di strada con il nostro nuovo canale, il nostro nuovo cavallo, che è Nobu. Cavallo bianco, che ha sostituito il nostro Kage, che era totalmente nero. Chi è? Oh, dei nemici mongoli. Cerchiamo di farli fuori prima di chiudere l'episodio. Ok, uno l'abbiamo fatto fuori. Quello è scappato. Ok, morto. Chi è rimasto? Lui. Ah, maledetto. Ok, abbiamo fatto fuori anche lui. Allora ragazzi, io direi di fermarci qui per questo episodio. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel like. Il prossimo penso che sarà l'ultimo per quanto riguarda il titolo. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, seguitemi sulla mia pagina Instagram, sul canale Twitch e la pagina Facebook. E noi ragazzi ci vediamo col prossimo, forse ultimo episodio di Ghost of Tsushima. Alla prossima ragazzi, ciao a tutti!